chiamo Ivano Villa e sono il direttore tecnico di cantiere di questa azienda, la Baronchelli Costruzioni Generali di Milano. Questa è un'azienda che nasce nell'82 principalmente come azienda manutentrice e costruttrice del verde pubblico e privato. Crescendo si trasforma in impresa di costruzioni generali. Eseguiamo anche opere di urbanizzazioni primarie e secondarie. In questa occasione, dovendo affrontare un cantiere di demolizione a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, siamo alla ricerca di una macchina a basse emissioni. E invece con questo Volvo ECR25 Electric abbiamo trovato addirittura una macchina a zero emissioni, il che ci ha consentito di portare a termine il nostro lavoro più velocemente e con minor rischio. Il riscontro in cantiere è stato ottimo, in quanto la macchina è molto prestazionale e non abbiamo notato differenze con macchine pari potenza di motore endotermico. Nella settimana che abbiamo avuto a disposizione a noleggio le CR25, l'otte è stata in due campi, dallo scavo allo spianamento, livellamento, qualche demolizione, e devo dire che si è comportata veramente bene con soddisfazione. Posso dire che la macchina è veramente speciale. Noi in azienda abbiamo un ECR28 diesel e provando oggi questo nuovo modello, l'ECR25 elettrico, mi sono trovato molto bene e devo dire che le prestazioni sono sinceramente equiparabili tra le due macchine. Il forte della macchina, come diciamo anche le sue prestazioni, mi hanno sorpreso e mi hanno anche un po' stupito, perché rispetto a i macchinari che hanno il motore endotermico c'è un certo tipo di vibrazione in meno, comunque non ci sono vibrazioni, sono assenti, non c'è il rumore del motore che costantemente ti ronza nell'orecchio, e soprattutto quando fai dei lavori che hai dei colleghi diciamo in zona lavoro è molto più facile farsi sentire, darle le indicazioni e dare diciamo ciò che serve, perché senza appunto il rumore del motore è molto più facile comunicare. La ricarica è molto semplice, perché grazie alle spiegazioni dei tecnici Volvo ci sono dei passaggi semplici da seguire. Ci sono due modalità di ricarica, una a carica rapida che in un'ora riesce a rimettere le batterie al pieno della potenza, mentre c'è l'altra che quando sei a casa in cantiere, comunque in capannone, puoi attaccare la macchina e ci mette 4, 5, 6 ore a seconda di come resta la batteria la sera.